Signori salve, buonasera, come stiamo? Spero tutti quanti bene, spero che abbiate passato un buon weekend, un buon lunedì e un buon martedì. Il motivo per cui non ho streamato ieri, ossia lunedì, è molto semplice. Siccome questa settimana uscirà EAFC, e in particolar modo questo gioco uscirà venerdì, piuttosto che fare una singola live e poi prendermi due giorni liberi, cioè sabato e domenica, e riprendere lunedì, ho detto, shiftiamo tutte le live di questa settimana di un giorno. Così iniziamo martedì, finiamo sabato, almeno abbiamo venerdì e sabato completamente incentrati su EAFC e la nuova carriera che andremo ad iniziare venerdì alle 4 di pomeriggio, perché sì, la live inizia prima rispetto al solito venerdì, inizieremo alle 4, e nei restanti giorni della settimana, quindi da oggi, martedì, fino a dopodomani, giovedì, che cosa andremo a fare? Andremo a giocare a Lies of P. Che cos'è Lies of P? È Pinocchio, la storia di Pinocchio, raccontata e proposta al pubblico videoludico in stile Souls-like. È Pinocchio Dark Souls. Spiegato proprio male, è Pinocchio Dark Souls. È un gioco indie che mi era stato segnalato da Tiga un annetto fa circa durante una live su Twitch e da allora l'ho sempre tenuto d'occhio. Questo gioco è uscito ieri e ieri non l'ho portato un po' per questa ragione che vi ho appena spiegato e un po' perché nel weekend sono stato via e sono tornato soltanto ieri verso ora di pranzo. Avevo anche altre cose da fare, quindi tanto tempo da dedicare alle live non ne avrei avuto e quindi per questo motivo oggi siamo qui per iniziarlo tutti insieme. Ora, Tearless, che cosa hai visto di Lies of P? Non ho visto una turbo sega di niente, anzi, l'unica cosa che ho guardato è stato aprire un gameplay senza commentari, portare il timestamp avanti di una ventina di minuti e prendere uno screen della GUI, quindi dell'HUD, più che della GUI, affinché io potessi posizionare nel posto più adatto la webcam. Quindi in alto a destra, in alto a sinistra, in basso a destra, in basso a sinistra. Spoiler, è qui, in alto a destra, ma un attimino più in basso rispetto a dove dovrebbe stare di solito. Perché anche lì ci sono delle informazioni. L'HUD non mi fa impazzire. Però chi se ne frega. È il gioco che mi ispira. E non vedo l'ora di iniziarlo insieme a voi. Prima di cominciare, hello, salve, buonasera. Un salutone a tutti quelli che sono presenti in live. Mi raccomando, smashate like alla live e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo che per supportarmi vi potete abbonare al canale. Abbiamo due livelli di abbonamento. Abbiamo il livello base chiamato Pepe Gotti, valore 3 euro, con il quale avrete il badge abbonamenti, quindi il Magatama, quella sorta di 9 accanto allo username, le emoticon del canale, l'accesso alle stanze per soli abbonati sul server Discord che trovate linkato in descrizione e la possibilità di vedere, di riguardare le live sin dal momento in cui queste terminano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che alla fine di questa live soltanto chi è abbonato potrà rivedersi l'inizio della run di Lies of P. Tutti gli altri dovranno aspettare circa 48 ore fino a quando non avrò ricaricato tutto quanto il materiale sul secondo canale, cioè Tearless Live. Tra parentesi, un salutone agli amici di Tearless Live, mi raccomando, smasciate like e iscrivetevi anche voi al canale, che siamo sempre di più e voglio il maledetto button nuovo, ok? Sono arrivato a 500.000 sul primo canale, ora voglio arrivare a 100.000 sul secondo. Arriverò prima a 600.000 sul primo che a 100.000 sul secondo, probabilmente. Però cavolo! E niente. Sì, iscrivetevi. Comunque, tornando al discorso abbonamenti, poi davvero iniziamo. C'è anche la possibilità di fare un abbonamento a livello 2, quindi Pepe Gotti Premium, dal valore di 5 euro, con il quale, oltre a tutte queste cose, avrete anche la possibilità di, uno, joinare delle stanze più esclusive del Discord, nelle quali andiamo a organizzare i subday, dei quali uno lo farò appena possibile, perché in questo periodo, credetemi, sono un po' incasinato. Cioè, questo gioco, cioè EAFC, Nova ha annunciato Pandora 4 per dopo l'estate. Dopo l'estate può voler dire dal 24 settembre fino all'estate dell'anno prossimo. Potrebbe iniziare a inizio ottobre, potrebbe iniziare a inizio gennaio dell'anno prossimo, potrebbe iniziare a giugno del 2025. Io non lo so quando inizierà. So solo che l'ha annunciata per dopo l'estate. Quindi è un periodo un po' incasinato, non appena ho un buco libero, probabilmente ci caccio fuori il primo subday con gli abbonati di YouTube. Oltre a quello ci sarà la possibilità di aiutarmi a decidere che content fare, tra l'altro questa cosa avverrà ben presto, perché devo registrare un video di NBA 2K in questi giorni, e quindi volevo un attimino sentire la vostra opinione su quale giocatore
potremmo andare effettivamente a mettere nell'NBA moderna oppure anche nell'NBA passata, perché si può fare questa cosa. E niente, ciancio alle bande, bando alle ciance, e lo abbiamo Lies of P. Lies of PP. Le bugie del Pipotto. Io non l'ho neanche mai avviato il gioco, quindi magari potrebbe avere dei problemi, magari potrebbe non essere a posto. TR, per che categoria l'hai preso? Categoria, perché console? L'ho preso per PC. Perché l'hai preso per PC? È perché c'era lo sconto, ok? Col senno di poi l'avrei dovuto prendere per PS5, almeno la utilizzo la console. Frizzini! Ci siamo? Stavo solo caricando il gioco. T'a posto! Ok. Io non ho idea di cosa aspettarmi da questo gioco. Potrebbe essere una gran figata, potrei rimanerne deluso. Le persone che l'hanno iniziato ne hanno parlato un gran bene. Ne ho sentito parlare tanto bene. Spero che effettivamente valga la pena, perché ve lo dico, è da quando lo vedo che non aspetto altro. Da quando lo vedo, da quando l'ho visto. Si comincia. Ok. Ok. Lingua italiano. Luminosità HDR, cos'è? Bah. Non so cosa ho cliccato, non mi prendeva le cose. Vabbè. Hai ottenuto il seguente oggetto bonus: vestiti del burattino dispettoso, cappello da sfilata del burattino dispettoso. K. Com'è l'audio? Troppo alto, troppo basso, devo alzare, devo abbassare? Secondo me è un po' altino, vero? Tra l'altro, datemi un secondo, perché mi sono appena reso conto che ho proprio il volume del PC basso. Ok. Modalità schermo senza bordi. Lo sai davvero senza bordi? Non lo sai senza bordi, mi stai mentendo. È ancora tanto alto, va abbassato, ora è giusto. No, non mi interessa. No, allora, luminosità. Regole in modo che l'immagine scura e chiara siano entrambe visibili. Ve la alzo un po' perché tende sempre a scurire tutto. OBS tramite live, quindi la alzo un attimo di più e si comincia. La musica è troppo forte. Oh, la miseria. Lasciamola così. Quanto costa il gioco? Boh, una cinquantina, una quarantina. Non ne sono sicuro. Da PC. Io l'ho pagato 40. Venigni può decifrare i cilindri che... Cioè, davvero c'è un coso che si chiama Venigni? Comunque ve lo dico, in onore del grande scrittore Carlo Collodi, questo gioco è letteralmente Pinocchio presentato in stile Souls. Puoi sentirmi? Geppetto's puppet. Burattino di Geppetto, devi aiutarci. Fra, ma è letteralmente l'inizio di Dark Souls 1. Posso dire, sono già in hype.
Hai ricevuto un oggetto bonus. Sì, fammi cambiare l'equipaggiamento. Grazie. Armi e braccio. Guarda, c'è troppa roba già. Vestiti del burattino dispettoso. Cambia qualcosa? Non mi pare. Intanto iniziamo normale. Poi nel caso... vediamo dopo. Il cappello del burattino di legno dispettoso che Venigna ha realizzato per la sfilata. Viene indossato da chi sa come ci si diverte in una sfilata? Ok, va bene. Bene, abbiamo appena iniziato e siamo già ridicoli in culo. Perfetto. LT, braccio sinistro d'acciaio. Hello? Non sto capendo. Interagisci? Con chi? Con cosa? Dove? Quando? Con la porta devo interagire? O c'è qualcosa qua? È per il preordine che ho già i cosi. Gemini si riavvierà presto. Mi chiamo Sofia. Per favore, vieni all'Hotel Krat. Ti spiegherò cosa sta succedendo. Sì, grazie, potrei averne bisogno. Chi è Gemini? Non lo sto capendo. Seleziona cintura superiore e inferiore, equipaggio degli oggetti gestiti... Ok... gesti. Ok, questo è letteralmente il... Oh mio Dio, smeriglia palle Pog! Lampada di Monad, borsello. Gemini è il grillo! Oh, oh, Gemini è il grillo. Ok, forse... Come si scatta? Non si scatta per il momento. Si va in giro un po' ceppi. Il motivo per cui siamo rigidi è che siamo Pinocchio, in realtà. Ha perfettamente senso. Le strade non sono sicure. Portati dietro una delle armi che trovi lì. Oh, cazzo. Davvero mi metti già davanti a una scelta del genere? Io non sono pronto. Via del grillo, equilibrio, via del bastardo, però, cioè... Non puoi mettermi davanti... una classe chiamata Via del Bastardo e pretendere che io non reagisca dicendo comunque mi sa che vado via dello spazzino con la forza. A me piace andare proprio cazzuto a malmenare forte le persone. Lo so che è poco pinocchiesco scegliere la via della forza, ma a me personalmente piace giocare di più malmenando forte le persone, quindi vai di via dello spazzino. Sì, però che ansia sta voce, fra. Cambia arma. No, ho solo questa. Agganciamento con Tomare. Ok, corsa. Schivata, preciso. Guardia LB. Ok, ci siamo. Apriamo la porta, usciamo da... da questo posto. Penso sia un treno, ma non ne sono sicuro al 100%. Hello? È un treno, confermato. Ah, è la stazione centrale di Krat. Krat in realtà è Firenze e ci sono delle personcine che stanno facendo un riposino. Oh, primo nemico. Ma è tipo un animatronic di un poliziotto. Cioè sembra uscito dallo schiaccianoci. Va bene. Posso prenderla a due mani? No. Non posso prenderla a due mani perché io non ho due mani. Ho una mano e un braccio bionico. Usa braccio legione. Non l'ho preso. Ma porca puttana.
Ah, così. Ok, questo non me lo aspettavo. Ruota dentata. E che è la ruota dentata? Che cosa... Non ho capito. Extrema razio. Quando utilizzata provoca la morte immediata del personaggio. Perché mai? La ruota di un ingranaggio che si vede comunemente a Crazy può lanciare per attirare l'attenzione di un nemico. Ah, ok. Ok, ok, ok. Si può fare. Parlavo di stile, maledizione. A Kratz sarete testimoni della più spettacolare manifestazione dell'opera umana. Se Kratz è la vostra estensione finale, vi auguriamo un soggiorno prosperoso. Grazie, Shura. La grande esibizione. Le poppe della statua sono la grande esibizione. La grande esibizione è come? Ce ne sono ben due di grandi esibizioni. Aspetta un attimo. Forse ce ne sono addirittura quattro. Già. Scusate. Ciao amico. C'è il backstab? Sì. Fico. Ok, parando ovviamente non avendo scudi né niente, prendo un po' di danno. Ma non al 100%, va bene. Aspetta. Vedi in basso LB più Y. No? Buonasera Splendori intanto, spero siate tutti quanti bene, spero abbiate passato un buon martedì. Salve, stiamo giocando a Pinocchio Souls. Cella a impulso. Esiste un numero massimo di utilizzi delle celle a impulso. Quando lo raggiungi la cella si scarica. Se attacchi i nemici mentre la cella a impulso è scarica, questa si caricherà gradualmente. Ok. Non so se usarla neanche per testare. Questa cos'è che fa? Ah, è una letterale lampada. Ok, figata. Sì, più che Dark Souls è Bloodborne, quello è vero. Grande esposizione di Krat del 1800. Non ho letto. Fra, ma l'ho appena notato. Piedi gratis? Poggers. Assieda al più grande spettacolo sulla Terra, scoprite il futuro del mondo. Ok, se sono agganciato non mi ruota. Aia. Va bene. Per ora siamo molto tranquilli. Ma per l'appunto all'inizio del gioco ci sta che non sia tutto troppo complicato. Ehi là. Porticina sulla destra, dove mi porti? Puoi bloccare gli attacchi nemici stando in posizione di guardia. Se la guardia avrà successo, il tuo personaggio subirà danni ridotti, ma verrà consumata energia. Ok. Se riesci a metterti in guardia appena prima di essere colpito, innescherai guardia perfetta. No! È tipo Sekiro! Io ho odiato questa meccanica di Sekiro! Ah! No! Che fai? Spari. Bello, ottima parata. Ho visto qualche altro stronzo spararmi? O era una mia impressione? Sento passi grossi venire da qua. La cosa mi spaventa e non poco. Ho paura degli esseri enormi. Ah! Bastardo! Mi sono sgagagagagato. Pirletta! Cos'è qua? Termite o termite? Termite? Come si dice? Non lo so.
Sono termiti o termiti? Lo sento pronunciare in entrambi i modi. Mi dà fastidio in entrambi, sappiatelo. Bomba alla termite, termite, non lo so. Allora, cintura inferiore, agganciami questo. Cella impulso per recuperare punti vita. Ah, ecco cos'è la cella impulso. Ok, è la mia cura quella, allora ci sta. La smiriglia palle invece mi va a curare l'arma. Perfetto. Ottieni più ergo, ergo filosofico. No, ergo fioco. Perché ho letto filosofico? Va bene. L'ergo quindi è un'anima, tra molte virgolette, Marò. So che farò un sacco di comparison con Dark Souls, ma è il modo in cui possiamo capirci meglio un po' tutti, mi sa. Cogito ergo sum, regà, cioè sapete che mi dà un fastidio. Tempo di vedere il big boy. Non è qua il big boy. C'è nessuno. Cioè, ma tutto quel casino fai tu. Ma sei piccino. Cioè, oddio, piccino. Piccolo non è. A meno che non gli stompi qualcosa in testa. Mi sa che è sopra. Se fai la parata nel momento giusto, tipo, ti ripristina la vita, vedo. Fico. Oh no. È qua. È da qualche parte, lo sento, mi dà fastidio non poterlo vedere, ma sentirlo e basta. Appunto del passeggero. Se trovate questo biglietto, uscite dalla stazione e scappate. Promette bene. Ti ripristina la vita dalla parte della scoletta attaccando i nemici. Ah. Ok. Ah, guardala qua la parata perfetta. Gran figata. Un'altra ruota dentata. Peccato, io speravo mi droppasse l'arma. E invece è LBBY. Che cazzo ho fatto? Forse non avrei dovuto. Ah, ma l'arma vedo che in basso mi si caricano. Ci sono delle tacchette sotto ogni componente dell'arma. E una volta che le ho riempite posso fare, boh, degli attacchi speciali. Posso avere dei power up. Ancora non ho ben capito. E non ho letto perché sono scemo. E vabbè. Catalizzatore di favola. E la miseria. Cos'è il catalizzatore di favola? Realizzato per integrare le abilità dei burattini. Carica rapidamente l'energia della favola. Che cazzo è l'energia della favola? Non ho... Cioè... Io non ho capito. Cioè, ho anche letto la definizione, sono più confuso di prima. Il catalizzatore ha reso i burattini più efficienti facendo circolare l'energia nell'ergo dei loro corpi. Questa rivoluzionaria invenzione era basata sull'idea di un alchimista. Ho capito. Ah, gli slot blu. Continuo a non capire. Allora, quello è un gendarme incazzato. È un gendarme incazzato. Molto bene.
Aia. Aia. Ho fatto una cazzata ad attaccare sto coso, vero? Cura. Aia. Ah, con le parate fatte bene, guarda che mi recupero roba. RT tieni premuto per un attacco caricato che lo sbilancia. E comunque non mi sembra che si sbilanci più di tanto, eh. Oh! Allora, ammetto che non mi aspettavo di abbatterlo. Gran figata. Devo prenderci un sacco la mano, per ora sono solo confuso. Sto cercando di capire un attimino come muovermi, come ambientarmi, come rispondere con i tempi giusti. Come intrattenere una chat, perché questo qua è il classico gioco che giocherei a luci spente in pieno silenzio. E io non ci sono per niente abituato. Beh, però gran figata. Tu sei pleonastico, Nico. Vabbè. Curetta tattica e premi il pulsante. Salve. Permesso. Bentornati di nuovo alla cosa principale. Yes. Si deve essere aperto qualcos'altro. Oppure ho semplicemente raccattato la chiave con cui aprirò quella porta lì. E voi direte, Tier, perché proprio quella porta? Perché è l'unica chiusa che ti viene sbattuta in faccia. E infatti. E infatti. Benvenuti a Krat. Bella la piazza centrale, eh? Ecco, una cosa che non mi piace è il fatto che io non possa distruggere le cose come su Dark Souls, però va bene. Piazza della stazione centrale, salve. Tu sei un cavallo. Quando è che arriva il jumpscare o quantomeno il big boy che mi attacca per uccidermi? E perché proprio dalla mia testa? Bastardo! Lo sapevo. Ciao, Fra. No, cavallo! Cavallo! Mi hai bloccato la strada per andare a backstabbare lo stronzo! Maledetto cavallo. Look at my horse. My horse is amazing. Give it a lick. Sa proprio di uvetta. Devo usare la smeriglia palle. Usa la smeriglia palle. Usa la smeriglia palle. Grazie. Credo che la finestra in cui ti devi muovere è minuscola. Ah, si tiene premuto. Ok. Qua c'è roba che ho skippato di cattiveria. Che è sta robaccia? Ripara lo Stargazer. Che cazzo è uno Stargazer? E perché l'ho attivato? Ah, ok, è il punto di cura, perfetto. This is called a stargazer. Ciao Sofia. A marvelous device the stalkers used in the past. Soglia burattini oltre i limiti di sicurezza, Fra. Ce n'è uno. Ad ora non siamo abbastanza forti per sconfiggere i burattini. Ma presterò un momento il mio potere a questo Stargazer.
Raccogli l'ergo e astuto ragazzo, questo Stargazer ti renderà più forte. Ah, ok. Non posso aumentare di livello? Sì che posso. Allora, se si fosse chiamata Piergianna avrei riso abbastanza. Cosa mi conviene aumentare? Vitalità, vigore. Allora, un po' di vigore assolutamente sì. Capacità cosa mi aumenta? Il peso trasportabile, legione, energia e poi la difesa. Forza motrice, l'attacco, di brutto anche. Tecnica, nulla che mi interessi. Sviluppo, per il momento nulla che mi interessi. Io per il momento direi di andare tipo forza motrice, vigore e vitalità e ce la caviamo così. Usa deposito. Ah, ok, va bene. No, per il momento sono a posto. Ok, una volta usato lo Stargazer, respawnano i bastardi. Ok, respawnano. Buono a sapersi, forse non l'avrei dovuto usare. Sto cercando di capire come minchia contrattaccare col tempismo giusto, ma non ce la faccio. Aia. Affanculo. Aia. Qua non c'è niente. Perché continua a provare a parare? Perché devo capire come funziona. Perché so che più avanti tornerà utile. E vabbè. E sganciati, Pinocchio. Pino Ciocci maledetto. E vabbè, è morto Pino Ciocci. Menti o muori, lie or die. Caruccio. Ma procederebbe tutto abbastanza bene. Se solo capissi come rispondere bene agli attacchi altrui. Ok. Death counter? Ah no, non lo metterò. Aspetta, sono morto una sola volta però. Prime fasi in realtà le posso fare anche senza pensarci più di tanto, andando in giro e malmenando. E che poi la cosa che ti frega è che se ti abitui a giocare in quel modo, una volta che arrivi alle fasi più complicate... Oh, l'eco di Krat numero 183, fermi. La grande esposizione di Krat è stata rinviata. Questa decisione è stata presa per proteggere i cittadini fino a quando la frenesia dei burattini che ha recentemente paralizzato la città non sarà sotto controllo. Una squadra speciale sta indagando sulla possibilità di una perdita fatale del Grande Patto, il protocollo di controllo dei burattini dell'officina. Tuttavia, al momento non c'è una soluzione rapida e la frenesia dei burattini sta causando altre vittime. Poiché la città si prepara a una recrudescenza del morbo pietrificante, ai cittadini è stato consigliato di rimanere in casa per la loro sicurezza.
Yeah, man, I still don't get it. This lore goes too deep for me. Dopo userò quell'attacco lì contro qualcuno di più tosto di questi stronzetti generici TM. Aia. Curati e via. Comunque, sti attacchi fatali non riesco a capirli. Quanta gente. Quanti amici. Aia. Catalizzatore di favola. E un'altra ruota dentata. Ok. Still nulla di utile. Tranquillo, se sei appena arrivato e non ci stai capendo una mazza. Pensa che io ci sto giocando e sono nella sua stessa identica situazione. Ah, già inizia a diramarsi un po' troppo per i miei gusti. Ok, questa è chiusa come sospettavo, per fortuna. Si aprirà dall'altro lato. Guarda qua. Bastardo infingardo. Questo era l'unico modo per fargli danno al merdone. Vai, vieni. Vieni su, ti aspetto. Gran figlio di Troia. Ah, cazzo. Buono. Però non posso neanche permettermi di andare in giro a prendere tutto sto danno, eh. Giusto. L'arma. Ecco, domanda scema. Ma mi si consuma? Nel senso, non l'arma. L'arma lo so che mi si consuma. No, lo smeriglia palle si consuma? Testa di cazzo! Coglione. No, quella base no. Perfetto, allora. Attenzione, cari cittadini di... Sta diventando sempre peggio qua la situa. Frammento di ergo vivido. La recente frenesia, solo problema momentaneo. No, eh? Pensavo che funzionasse come Fonzi, che gli tira una pacca e li prende a funzionare. Invece no. Salve. Oh? Tanto buonasera, Spendore, state arrivando in questo momento. Hello, hello. Ma in tutto questo, sbaglio, si è abbonata una persona prima che io, da bravo stronzo, non ho ringraziato. Perdonami, persona di cui non ricordo il nome. Grazie per l'abbonamento. Guardate che mi dico anche come si chiamasse sta persona. Codoletta! No? Boh, ne è arrivata un'altra. Vabbè, sono scemo io magari. No, non è vero, è arrivata quella realizzata, regalata da Cori. Che fine. Attacco furioso. Alcuni nemici diventano rossi e utilizzano un potente attacco chiamato attacco furioso. Non puoi né schivare né parare, ma puoi contrastare con una guardia perfetta. Ecco appunto. Capite perché vi dicevo quella cosa lì.
Ma va fa culo. Aia. Uff. Ho usato una parata in un momento in cui non serviva a parare. Ok. Attenzione cari cittadini di... Ma da dove è uscita sta radio? Non da qua. Comunque non male. Perché nei tag della live ci sta Pino Ciocci? Perché non dovrebbe starci a sto punto? Ti chiedo... Posso rompere le casse come in Dark Souls? Ok. Gioco dell'anno. Beh, già lo è probabilmente. Nel senso... Al di là dei meme legati a Trombone Champ e tutto... Non ironicamente questo secondo me potrebbe essere tipo... Uno di quei giochi considerati per il GOTY. Uno della categoria indie. Fra, tu non c'hai la testa, non puoi sapere dove sono. Madonna, oh, che schifezza sta diventando il mio personaggio. Era più carino quando era completamente pulito e non pieno di viscidume, melma e sangue. Posso dirlo? Ble. Aia. Ecco, voglio anch'io l'arma col bastone che dice stop. Un po' come era in Irlanda che ce l'avevo. Stop. Dimentica questo silenzio. Cosa che non mi sembra abbiano spiegato. Contro nemici grossi è meglio andare di colpi pesanti e parate perfette per rompergli la guardia. L'avevo intuito. Aha. Strumento per riparazioni urgenti di venigni. Mamma mia. Boberto Venigni, proprio lui. No, l'avevo un po' intuito dal fatto, molto semplicemente, che attaccare con attacchi pesanti faccia perdere l'equilibrio e che la parata ti faccia prendere meno danno. Cioè, sono quelle, diciamo, mini indicazioni che il gioco ti dà per dire... Ah, è quello l'Hotel Krat. Wow. Comunque sì, sono quei piccoli indizi indiretti che ti dà il gioco per farti dire: ehi, fra, devi andare di qua. Giusto. Oh, fra, che ci fai qua? Ruota dentata. Ovviamente. Ma cos'è che c'è? Ah no, sul giro largo che ho fatto prima, ok. Lì c'è un broschi senza testa. E lì c'è di nuovo quello, ok. Mi sono un attimino riorientato. Vista? Questa è una parata perfetta. Come io sia stato in grado di farla, non lo so. Non ho ancora capito quale sia effettivamente il tempo giusto. Cazzo, però non puoi riempirmi di bivi già all'inizio. Zio, circo. Mi sa di zona con un boss. Mi sa di sì. O comunque mi sa proprio di nuova area. Dovessi andare lì, credo che mi porterebbe più lontano dalla zona che devo cercare di raggiungere. E questo è uno shortcut per... Ah? Oh! Ok. Claro. Questa qua è quella che ho provato ad aprire prima, ma ho preso la scossa. Benissimo.
Mi sa che nel circo potrebbe esserci mangiafuoco. Lo sai che tardo. Io ti ardo col petardo. Servi più fedeli, marò. Ma certo che questa cittadina ha dietro un che di oscuro di ah, insomma. Buonasera intanto, ciao belli. Un potente burattino da sfilata blocca l'ingresso ed è l'unico modo per entrare. Che cazzo. Fai attenzione. Lo sapevo. C'è già mangiafuoco. Scusatevi, devo fare un piccolo test. Tra un secondo. Prima ripara lo Stargazer. E cura. Magari aumentami anche. Ah, ok, questo qua ti recupera il più possibile con la guardia, ma non mi interessa. È impazzito! Cos'è che ho? Struttura leggera dell'officina, struttura di base. Ah, ok. Posso mettermi un'armatura un po' più bassa magari in alcuni pezzi. Vabbè, poco importa. Allora, fammi vedere se posso aumentare direttamente da qua. No, eh? Ah, sì. Usa tutti e quattro. Usa tutti e tre. Bene. Forse riesco a farmi un altro paio di livelli. Anzi, prima tu, mio caro amico, chi sei? Salve, benvenuto a Krat, visitatore. Non pensavo che fossero rimasti dei persecutori a combattere i burattini. Non hai sentito? Figuriamoci, l'intera organizzazione è crollata. Sono rimasti solo aspiranti e dilettanti che pensano di poter combattere da soli. Dovresti comprare qualcosa mentre sei al festival. Eccolo, era esattamente quello che volevo fare. Impregna temporaneamente l'arma con l'assalto elettrico. Non mi interessa per il momento. Lama dello spadone del destino. Ok, queste qua mi sa che te le fa comprare se decidi di cambiare arma essenzialmente, perché quella di prima non ti faceva impazzire, quella che hai preso all'inizio. Ci sta, ma non mi interessa niente per ora. Guarda, dammi tre di questi cosi che mi rendono il tutto elettrico, quantomeno l'arma. E poi voglio capire una cosa. Sì, ok. Mi colpisce. Che caronis. Forza motrice cosa mi aumenta? La difesa e l'attacco fisico. Il vigore e l'energia, quindi letteralmente la stamina. E fine. Ma forza motrice e tecnica, cosa cambiano? Cioè, niente. La tecnica è una versione più scema della... That's fucking stupid. Della forza motrice. Ma non è neanche forza e destrezza, perché, raga, sono la stessa cosa. Nel senso, cioè, sì, forse serve per poter utilizzare qualche arma, alzarlo, ma non è effettivamente utile, no?
Cioè, non è che mi aumentano categorie diverse, mi aumentano le stesse stats, quindi non capisco perché differenziarle. Se mi, cioè, mi boostassero stat diverse, direi ok. Forse mi boostano più o meno la rapidità con cui scalano determinate armi, è possibile. Ecco a voi il burattino da sfilata. Vi presentiamo Maestro della Sfilata, uno straordinario modello di burattino da sfilata dell'officina per celebrare la grande esposizione. Ok. Sì, sì, forse aumenta la rapidità con cui queste armi scalano, ma non a livello di statistiche non cambia proprio un topo cazzo. Sì, sì, è per lo scaling delle armi. Ok, allora va bene. Pronti per la prima boss fight, regà. Bastava bussare comunque. Benvenuti al Festival di Krat. Ad attenderci c'è il Big Burattino. E mi sono appena reso conto di una cosa: non ho mai messo il potere elettrico sulla seconda cintura, quella bassa. No buono, ma da un lato forse va bene così. Oh, che parla il linguaggio degli enchanting table. Allora? Coso? Pino Ciocci? Pino Ciocci? Pino Ciocci? Grazie. Sì, posso pararlo. Non quello, perché quando diventa rosso non lo posso. Colpiscilo nel cazzo, colpiscilo nel cazzo. Giocarlo sganciato questo. Aia. E niente lì. Primo tentativo andato. Rip. Tosta. Tosta. È una parata, diciamo, una parata assicurata quella. Una parata perfetta assicurata, mi viene da pensare. LBBY. Viale Cerasadi. Non avevo neanche letto il nome. Faccio danno, ma non così tanto, eh. E il cazzo invece ne faccio parecchio. Cazzo, il problema degli attacchi pesanti è che è un casino caricarli. Vabbè, non male.
Figa, che figata che te lo faccia col gomito, però. Sei troppo tosto. Cazzo, quello è tosto. Vabbè, figa! Vaffanculo, quello non riesci proprio a schivarlo. E se sei agganciato non fai in tempo a spostarti. Parte 2! Fase 2! Ma che cazzo! Sta usando la sua stessa testa come arma! Aia! E niente. Bestia! Tosto! Bello stilisticamente, però. Il merdone, ci piace. Ho capito, ma Mangiafuoco mica si staccava la testa per poi usarla come arma nell'originale. Che io sappia. Out here alone? Ok, ora sono senza soldi. Infatti non è Mangiafuoco, vedi? Non stai attaccato? Non rimanere agganciato, è più difficile da schivare poi. Se parassi? Che cazzo. Troia, oh, che fastidio! La cosa che mi fa imbestialire di più di tutto questo è che quando non sono agganciato rotola in questo modo, è più lontano. Io sono agganciato, fai saltire indietro, ma perché? Oh, è tosto per essere il primo bastardo. Devo imparare, sì, e devo imparare a farlo bene. Ok. Io odio dover parare con un timing ben preciso. Che due coglioni. È il dover parare con un tempismo, non è il dover parare che mi dà fastidio. Mm.
Oh, non sto capendo, figa. Ma quando cazzo è il timing giusto? Appena prima che mi colpisca, ma è lento il movimento. Cioè, non è che appena prima che mi colpisca lo premo, pam, parata che avviene. Non è Sekiro. Non è neanche Dark Souls col parry. Ha un tempismo tutto suo che non riesco a cogliere. Ma perché sono scemo io questo, eh? Ma non riesco a coglierlo. Grazie Sebi per la donation da un roizzo. Allora, tecnicamente gli attacchi rossi non li posso parare forse soltanto con LB più Y. Più l'LBY, come non detto. Neanche a me fa impazzire la meccanica para-attacca-para. Quando mi hanno detto che è più tipo Bloodborne, ho detto vabbè, dai, ci sta. La meccanica così mi sa più di Sekiro. Io Sekiro non l'ho apprezzato per quel motivo lì. Sì, certo, la parata perfetta. Aha. Io che vi faccio le parate perfette quando. Ok, appena fatta una. Oh! 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 Come la grafica lo dipende. La grafica, raga, è ottima, eh. Massimo lo stile, lo stile, la grafica in sé per sé non è che sia fatta male, anzi.
Ok. Ok, ora un nuovo pattern di attacchi. Figa. E fermati. Oh, non si ferma. Ecco qua, insomma. Cazzo, sì. Ok. Cazzo! Era quasi schiattato! No! Gli mancava davvero poco, però inizio a capirlo. Inizio a capirlo. Tirare la vita, non potevo più curarmi. C'ero quasi, però no, no, iniziamo a migliorare. Sto capendo un attimino come funzica tutto. Ok. Ripeto, sarà che sono scemo io? Ciao, Mumi. Trovo stupido dover fare tipo una roba del genere con un coso che con un attacco mi schiaccia teoricamente. Camar, no, no, Camar, 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 no, Camar, no. Sei il gatto più bello del mondo, ma non è il momento buono per venire a strusciarsi su di me e sul microfono e sulla tastiera. Aia. Camar, Camar, ti, no, 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 Camar, ti prego, Camar, 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 Camar. Ah, merda, non avevo neanche la parata top. Vabbè, rip, questo giro è andato. Niente, niente, facciamoci uccidere. Ciao, amore mio, vieni qua. Vieni. Vieni. Fatti fare due coccole. Vieni dal papà. Vieni. Vieni. Ah, che adesso stai lì. Vieni qua. Vieni. Vieni, ti faccio due coccole. Vieni. Allora, però non è che mentre non ti do attenzioni tu vieni qua e quando ti do attenzioni tu stai là. E cacchius. Mostro maledetto. Come stai? Come sei stato in questi giorni senza papà? Grazie per i bacini. Ti metti giù un po'? Ti metti giù sulla scrivania? Fai da segretaria al papo? Fai da segretaria al papà. Drogata. No! Cosa stai mangiando? Ah, è il cerchietto della maid. Bella, brava. Fammi da segretaria, controlla la chat, controlla che si comportino tutti bene. Controlla che lasciano tutti like alla live e che si iscrivino se ancora non l'hanno fatto. Ricordaglielo ogni tanto. Sì, però calmo, cioè ho cambiato finestra. No, non che adesso ho preso il controllo e lo torni da me. Altrimenti ti prendo e ti riempio di bacini che a te danno fastidio. Allora.
Vediamo cosa succede se sto in silenzio un attimo mentre gioco, mentre fingo di giocare. Che se arriva la riempio di coccole, se no continuo. Bene. Ok. Sembra essere tutto a posto. Sembra essersi acquietata. Va bene, torniamo a noi. Ora, perdonami, ma il babbo deve malmenare il mastro della sfilata. Ok. Buono. Aia, troppo ingordo. Non a caso mi chiamano Golosone. Gli amici mi chiamano Golosone. E cazzo, pensavo di avercela fatta a schivarlo. Cazzo, oh, mi ha stunnato, non avevo finito l'energia. Ok. Aia. No. Porca merda. Mi era anche appena tornata la vita e adesso mi allontano e mi curo. Vaffanculo, non ho fatto in tempo. Va bene, va bene. Cos'è questo, l'ottavo tentativo? Che sto per fare? Vai. Ok. Coglione, io che non ho usato la parata. Era un colpo fatto bene
o una parata pesante. Cioè, meglio, o un colpo pesante o una cura e un attacco. Cioè, ero davvero pochissimo nel turno prima. Cazzo, non avevo la parata. Ups. No. Ok. Bene. Oh! Oh! Ah, non l'ho posizionato bene. Non ero posizionato al centro, coglionazzo. Non ero posizionato bene. Peccato. Questa è andata male. Ho preso troppi danni stupidi. Peccato. Peccato, 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 ma non è male. Madonna, camera, se perdi pelo. Sì, ciao amore mio. Ah, ecco perché mi davi i bacini prima. Ora ho capito. Maledetta ciccio grassa. Ho le mani che odorano di taleggio. Ecco perché. Mi sono fatto la piada con lo specchio e il taleggio, ora sei lì che ne approfitti tu. Ecco perché mi vuoi così tanto bene. Male io. Forse non avrei dovuto qua. Sì, invece. Ok, ok. 666 di danno. Merda.
Aia, vaffanculo. Non è finita? O lo è? Bene, bene. Eliminato il protagonista della sfilata. Benissimo. Soltanto 1000 Diego mi hai dato. Ma non mi ci faccio neanche un cazzo di cazzo. Ma per piacere. Ecco come penso io a questo gioco dopo che mi ha dato soltanto 1000 Diego. Materiale, parte di attivazione dell'abilità organo P. Un minuscolo frammento di ergo colorato attiva un'abilità speciale quando viene equipaggiato con l'organo P. Esiste uno speciale tipo di ergo diverso per il colore e la vibrazione. L'officina fa uso di questa gemma per far emergere diverse abilità. Va bene. Posso anche migliorarmi o potenziare il braccio. Gran figata. Mi ha dato l'ergo raro che vale 5000. Davvero? Cioè, allora, è una cosa che succede a tutti o mi è andata di culo? Perché se mi è andata di culo, Pippo Pog. Tanto è ergo, neanche ego. No, ma in realtà, guardate, cioè, al di là delle prime 4-5 sfide con questo primo boss, dove ho proprio fatto fatica a capire tutto, una volta che sono entrato nel ritmo, vi dirò, è meno peggio di quanto pensassi. E grazie Kun Kun per il primo mese da Bevegotto Premium, thank you. Ma stanno partendo gli alert oppure no? Sì, e non li sento. Però grazie Kun Kun, un bacione. Come mi sembra per ora molto bello. Molto bello, molto bello, molto ben fatto. Sarò sincero, sapendo che non è un gioco realizzato da una grande casa, ma comunque da degli sviluppatori indie, mi aspettavo che potesse essere un attimino più imperfetto come gioco. Per niente. Per ora, per niente. Parla. Fra che sei vivo tu? Non posso ucciderlo, peccato. La donation super chat è partita, gli abbonamenti no. Perché no? Mi viene da pensare... E se è colpa del fatto che sia un abbonamento per Bevegotto Premium. Oppure, boh, non lo so. Hotel Krat, il più grande lusso della vostra vita. Goditi una giornata indimenticabile. Guarda lui come se la sta godendo. Burattino non può entrare. Energia esaurita. Beh, che morte scenografica, però. Devi fare meno lo smargiasso. Un'altra cosa da segnalare: la sicurezza dell'hotel respinge i burattini come te. Vabbè, fra, ormai l'avevo capito. Dovrai mentire per entrare. Dopotutto sei un burattino speciale. Anche la mia mamma dice che sono speciale. Ma che ne so cosa è successo. Dovrò mentire per entrare dentro l'hotel? Cioè... In che modo? A chi dovrò mentire? Hello?
Fermi, prima di bussare alla porta. Fatemi esplorare qua attorno. Frammento di ergofioco. Secondo me ora Pinocchio raggiunge Sofia su in camera da letto. Lei tipo prende la sua testa, quella di Pinocchio, la mette tra le mutande e dice: menti bastardo, dimmi una bugia. Pietra lunare del novilunio. Un materiale di miglioramento raro che si può ottenere in diverse zone di Krat. Può potenziare le lame delle armi comuni. Ho solo bisogno del fabbro. Bussiamo? Bussiamo. Benvenuto nel santuario del Grande Patto. Dimostra la tua identità. Chi sei? Pino Ciocci. Umano. Quarta legge del Grande Patto: un burattino non può mentire. Benvenuto all'Hotel Krat. Oh? Quindi, in quanto burattino, sono appena venuto meno ai miei stessi principi. Quindi vuol dire che questo burattino sta pian piano iniziando a corrompersi. Alla fine diventerà lui il boss di tutta Krat. Bello l'hotel! Dimmi che devo... Ah, cazzo, questo era il prologo? Oh, shit! Ciao, ninja! Ora siamo dentro l'hotel, dovremo attraversarlo tutto per arrivare a quella sorta di ovovia. Di cremaliera. È un gioco coreano? Figa, non l'avrei mai detto. Cioè, non mi sarei aspettato che prendessero come ispirazione Pino Ciocci. E invece... Cazzo, se questo qua era solo il prologo, aiuto! Krat, la città del domani. Ah, giustamente, nella intro avevamo praticamente... Ci avevano fatto capire che i burattini si fossero, tra virgolette... attivati, avessero iniziato a ribellarsi agli umani. Ma anche noi siamo un burattino. Oppure siamo un umano? No, siamo un... Oh, che cazzo siamo noi? Non dire niente. Non dire niente. Madonna, che intro esageratamente figa. Ji Won Chue. Bel lavoro. Oh mio Dio, ma la barra di caricamento è Pinocchio a cui si allunga il naso, l'ho appena visto. È una cosa bellissima questa. Non l'avevo neanche notata all'inizio. Comunque salve, benvenuti all'Hotel Krat, alba dopo la pioggia. Ed ecco a voi la turbo mega giga waifu di questo gioco, la signorina Sofia. Sì, però tu essere alla Timothy Chalamet, non puoi presentarti da Sofia con il cappellino proprio quello lì. Dai, cazzo, rovini tutto il momento. E fra rovini l'atmosfera.
You must have questions. Avrei delle domande. Geppetto avrà le risposte, ma prima dobbiamo trovarlo. We have to find him first. L'ultima volta è stato visto su Viale Elisio. Tutta Krat è pericolosa per gli umani e quel quartiere è uno dei più spaventosi. Trova Geppetto in Viale Elisio. Ti spiegherò meglio quando l'avrai trovato. Puoi salire di livello tramite Sofia. Ok, grazie. Forza motrice, vigore. Basta. Nah, dammi vitalità per ora. Guarda Gemini, credo che sia sotto shock. Ok, Gemini è il mio grillo parlante in realtà. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor. Non sono un'inventrice, ma forse posso aggiustarlo. O forse si aggiusterà da solo con il tempo. Grazie, Sofia. Prendi questo orologio da taschino. In questo momento Krat è un labirinto di pericoli e questo orologio ti guiderà in un luogo sicuro. Signorina, forse mi servirebbe più una bussola che un orologio. Comunque, va bene uguale. Macchina di creazione Venigni. Mamma mia, quanto mi fa checcare il fatto che si chiami Venigni il creatore. Cioè come Benigni, però con la V. Secondo me l'hanno fatto apposta. Però la cosa che mi sorprende è che i creatori siano coreani. Quindi non so come facciano ad aver fatto questa reference a Benigni. Non lo so, sono confuso. Signorina, salve! Eugenia, ho sentito parlare di te da Geppetto, vedete di persona? Wow! Lo so, sono un bello gnocco, vero? Prendi questo, Geppetto l'ha lasciato a me. Che cosa? Eh? Il rampino! Che fico. Il braccio a legione è un equipaggiamento speciale che si utilizza sul braccio sinistro. Ogni braccio a legione possiede abilità di combattimento uniche. Può essere modificato in mille modi e le modifiche si possono effettuare usando la macchina di creazione Venigni. Un braccio a legione in grado di sparare un filo può calapiare un nemico per trascinarlo verso di te. Ma che figata! È un letterale rampino. Benigni credo sia l'attore italiano più conosciuto all'estero. Davvero? Ah, cazzo, in effetti la vita è bella. Avrebbe senso come ragionamento. È che non ci penso, sai? Cioè, mi rendo conto del fatto che Benigni sia un'istituzione in Italia. Per quanto, cioè, non sia il primo attore a cui penso se penso ad attori italiani. Però, cazzo, cioè, non avrei mai pensato che anche all'estero potesse essere così iconico da dargli il nome di un personaggio di fatto all'interno di questo gioco. Io me lo ricordo che ha fatto Pinocchio, sì sì. Quello me lo ricordo. Ok, volevo tanto curarmi qua, fra. Allora. Aspetta, qua c'è un maggiordomo. Alfred, chi è qua? Welcome to Hotel Croft. Pulindina. My name is Pulindina. Maggiordomo della signora Antonia. Come posso servirla? Posso comprare un cazzo? Bene. Arrivederci. Scusi, è lei la signora Antonia? Eh sì. Gli ospiti in attesa sono i benvenuti. Non siamo fissati con le prenotazioni. Io sono Antonia e questo è il mio hotel. Ho capito sin dal primo momento che dovevi essere il burattino di Geppetto. Avrà anche qualche rotella fuori posto, ma le sue abilità sono immutate. Ok, ora ho una domanda. Se questo hotel, signora Antonia, è suo, e la sicurezza dell'hotel mi impedisce di entrare se mi presento come burattino, perché lei non si fa problemi se io arrivo qui? Perché sono l'unico burattino salvo? Che cazzo ti ridi, stronza? Oh, I forgot.
I was keeping this. It comes with a long. Please find that old. Memoria di qualcuno sfoggia gli abiti. Wait. Ma quindi aspetta, eh. Cioè, davvero posso usare. Ma che cazzo me ne faccio delle emote nell'inventario? Scusa, eh. Cioè, tutto molto bello, ma che cazzo me ne faccio? No, allora, completo. Cappello, sempre solo quello. Abito. Posso mettere memoria di qualcuno. Uniforme di un collegio sofisticato e rispettabile. Questi vestiti sono già stati indossati in precedenza. Ew. Beh, vi dirò. Devo dire che c'ha il suo fascino, però Pino Ciocci in questo modo. Maledetto Pino Ciocci. Che ci abbiamo qua? Guida i luoghi di Krat di Venigni. Vabbè. Costruttore, inventore, nonché guida turistica. Poliedrico sto Venigni. Eclettico. Lo so che il cappello stona, ma stonerà con qualsiasi altro vestito andremo ad indossare, tranne quello con cui effettivamente fa pandan. È per quello che lo sto tenendo. Mi fa ridere. Questa cos'è? L'area di testing? Sì che è l'area di testing. Ok, avete un po' di tempo, raga? Voglio ammazzare il manichino. Se avete tempo voglio... Ah no, si ripiglia. Vabbè, peccato. È troppo figo per essere Pinocchio. Vero, ma sembra Chalamet. Un po' storto, come Chalamet, però. Grande fortuna per tutti i visitatori. Riposo per tutti i viaggiatori. Dono per tutti gli amici. Cosa, le poppe? Merda, aspetta, ma sono in live. Non posso tergiversare sulle poppe, anche se di una statua. YouTube potrebbe non apprezzare. La prego, non mi arresti, signor YouTube. Io stavo solo guardando un grande baule all'interno del giardino. Chiedo umilmente venia. No, no, il mio non era un dire, il mio era un guardare, le stavo osservando intensamente. Cioè, non ironicamente, se avessi avuto l'eye tracker, in quel momento sarebbe stato fisso sulle poppone. È per quello che ho bussato comunque. Cioè, lo so che è chiusa a chiave. Se non lo fosse, non busserei, no? O comunque... Il fatto che sia chiusa a chiave non vuol dire che non possa aprirmi qualcuno. È per quello che sto bussando. Wow. Alessandro Magno. Non so se io debba andare di qua, se debba andare giù di là. Chiave d'ingresso di via Rosa Isabel? Sì, non ce l'ho. Come disse un grande saggio. Boobies. Boobies. Ok, si prosegue di qua verso il chiostro dell'hotel di Krat. Puoi acquistare oggetti da Polentina. Sì, lo so che posso acquistarli, grazie. Lui fa Polentina di nome, Taragnella di cognome. Proprio per loro. Polentina Taragna, madò. Raga, questo weekend per la prima volta nella mia vita ho avuto un assaggio di polenta taragna. Non volevo più andarmene. Ma non penso di poter salire di altri livelli, sai, Tiga? Non è che abbia... chissà quante pietre ergo. Ne ho due che mi danno 100, ne ho una che mi dà 5.000.
Ah beh, in effetti. Tanto è il quartz quello che mi permette di fare cose, non è l'ergo. L'ergo lo posso usare per livellare, non è tipo in Dark Souls che è l'anima che fa entrambe le cose. Gioco con le carte napoletane preferite? Preferito? Lanciarle in testa a mio fratello. Sto scherzando. Questo mi aumenta la legione, ok. Vabbè, busta 1, 2, 3. Ne ho un altro? Sì. Deve 1180. Non riuscirei a salire. Grazie, Sofia! Questa si apre di porta. Yes. Anche comoda, comoda. C'è scritto bro? Io ho letto bro. Ma non penso. Forse è push. Io ho letto bro. Vabbè. Jeremy bro momento, cazzo. Un vero Jeremy bro. È un Souls-like buffo. È Pinocchio narrato come Souls-like. O comunque, ingresso di Viale Elisio, mattina nuvolosa. Vero, è effettivamente una mattina nuvolosa. Questo è letteralmente un Souls-like che parla di Pinocchio. La confraternita dei conigli neri, odio quei tizi. Non allarmarti, il mio nome è Gemini. Parleremo quando saremo al sicuro. Ah, si è aggiustato. Bella. A buon uomo, ma anche oggi, ma lei è un folle. TR, ti lancio una sfida intrigante su Minecraft come quella degli achievement. Ottenere tutti gli item ottenibili in vanilla senza cheat e riordinandoli creando lo stesso menu della creative. Ci stai, buona fortuna. Allora, anzitutto grazie per i 20 roizi, buon uomo, cioè dopo i 50 dell'altro giorno, oggi 20, cioè lei è un folle. Io la ringrazio, un bacione, un abbraccione. L'idea ci sta. In realtà volevo proporla a Eren un domani, per farlo in due e farlo tipo nel minor tempo possibile. No, tipo fare una sorta di speedrunnata di tutto quanto. Credo che se glielo propongo davvero a Simo mi ammazza. Però l'idea ce l'avevo. Si vedrà. Un domani mi piacerebbe però. Ok, domanda pura curiosità. Se io mi piazzo al centro della luce, mi attaccano? No. Però potrebbe essere un'ottima location per fare lo Zafferano Podcast 3.0. Maledetto Zafferano Podcast. E togliete le balle! Cosa c'è di buono qua dentro? Pane? E tonno. Buono. Sorprendente come anche una fiaba come Pinocchio possa essere trasformata da una fiaba per bambini ad un Souls-like. Beh, meglio così, no? Il mondo è bello perché è Wario. Nel senso, puoi sempre reinterpretare le cose. Ecco, sono il primo stronzo che dice: se devi reinterpretare troppo una cosa, tanto vale chiamarla con un altro nome. Esempio, fai il remake di Coco, però cambi molti dettagli. A quel punto non lo chiami Coco 2 o Coco Remake, no, lo chiami Ananas, cazzo ne so, nome stupido. Però se è una fiaba a cui dai un twist particolare, vedi anche proprio Pinocchio stesso, che di recente è stato rifatto da Guillermo del Toro. Io ogni tanto ci ripenso al film di Pinocchio di Guillermo del Toro e mi chiedo se effettivamente io l'abbia guardato o se abbia avuto un'allucinazione con Claudia, collettiva, tipo di gruppo, di coppia più che di gruppo.
perché è proprio strano. Più ci penso, più dico, ma che cazzo ho visto? Però, cioè, finché non me lo stravolgi o proprio dici di reinterpretarlo con una chiave un po' diversa. Oh, ci sta. Tipo quelli che hanno fatto l'horror di Winnie the Pooh. Viale Elisio pullulava di ricconi. Per trovare boutique e negozi di lusso non c'era posto migliore. Ah! Viale Buenos Aires. Prima della frenesia dei burattini. Ecco, sta cosa devo capire che cosa l'abbia generata, perché sono curioso. Aia. Questo mi ha aiutato. Frammento di ergo vivido. Questa è bloccata, sennò sarebbe rossa la luce, ok. No, allora, quello di Guillermo del Toro è strano. Ripeto, è stata una sorta di allucinazione. Io ogni tanto ho dei flash di quel film e dico, ma che cazzo ho guardato? Però dall'altro dico, vabbè, è una reinterpretazione. Voleva essere una reinterpretazione, nulla di più. Non è stato così poco così poco fedele, alla fin fine. Ok. Tipo Alice. Ecco, Alice Madness Returns è un altro gioco che secondo me si presta benissimo a una cosa del genere. Però boh, chi sono io per giudicare? Finché ha un... massoneria? Ho visto il solo logo della massoneria sopra. Struttura Lada F-150. Questa qua è palesemente tipo un componente di un'auto. Parti da difesa. È più leggero e... no, piano. Questo pesa 5,8, portaggio 7,36. Questo pesa 4,2 e protegge... non ho capito. Scala? Prima scala del gioco. Il numero a destra è l'aumento rispetto a quello che indossi ora. Ah, quindi anche quello di prima era un aumento. No. Bastardo! Figlio di puttana. Sei la rovina di Krat! Madò. Questo è un vero momento a Norlondo. Questo era proprio un momento a Norlondo, così, sospeso sopra i palazzi. In caccia di cazzi. A fare i mazzi protezione d'emergenza di Gemini. Cazzo! Protezione d'emergenza suona molto come... fra, ho assolutamente bisogno di un preservativo, ne hai uno, ti prego. Non faccio sesso da 6 anni. C'è da quel vibe lì, protezione d'emergenza. Ciao Manu! Tutto bene, dai, tutto a posto. Carico per venerdì. Sai chi lo ho giocato? Sì, mi è piaciuto. Nel senso... Non mi fa impazzire il fatto che tu sia costretto a... giocare di ritmo e di tempistiche, quello no. E grazie Ninja per il riabbonamento. Mi dimentico che qui si condivide in modo diverso. Hehe, Pippo, ciao by the way. Hehe, Pippo. Salve Ninja, Pippo anche a lei. Minchia, pesta al bastardo, ma soprattutto difende.
Cellula da lancio, frammento di stella. Se lo si desidera direttamente potrebbero fare qualcosa. Il lavoro mi ha cambiato. Fra, benvenuta nel club. Tu non hai idea di quante persone, magari, cioè quante persone io conosca, che sono in quel momento di limbo tra il ho appena finito l'università e l'ho appena iniziato a lavorare. Minchia, tutti quanti che dicono cazzo, ora capisco perché non ce la facevi a viverti Bologna in maniera tranquilla. O semplicemente che dicevano ora capisco perché dicevi di questo grosso cambio che io pensavo non potesse essere possibile. Merda. Ma la cosa si applica anche a me, quando ho iniziato a lavorare un po' più seriamente rispetto a quando facevo il cazzone e basta. Attributi. Non ho capito, su YouTube guadagni di più dalle sub per percentuale o per il costo? In percentuale guadagni di più, sì. Ma, ripeto, il motivo per cui sono su YouTube non è perché ci guadagno di più da le sub. È che semplicemente nella sua interezza non aveva più senso per me stare su Twitch. Curati immediatamente, figa. Tutto qua. Io mi sento solo a disagio. Passo 8 ore in un ufficio in cui non prende il cellulare. Ok, quello è fastidioso. Più che altro per una questione di oh, se succede qualcosa ho bisogno di chiamare qualcuno, barra ho bisogno che mi chiamino. Tubo affilato. Ok. Ma come sei morto carino tu. Che persona elegante. E che snodabilità. Io non ce la faccio a fare quel lavoro lì. Fa yoga il bro. Espandi meglio il canale su YouTube? Sì. Essenzialmente sì. Quello che era il tempo trascorso su Twitch. Diciamo, il ritorno di quello che era l'investimento di tempo non era sufficiente da farmi dire... non era tale da farmi dire... Ok, continuiamo a lavorarci, su. Io lo dico da un po', cioè piuttosto preferisco continuare a far crescere il canale. Tra parentesi, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, maledetti. Ha più senso... in questo momento puntare a far crescere il canale YouTube e magari... Ah! Da che cazzo? Cosa minchia mi ha colpito? Scossa? Va bene! Cioè io con una sponsor fatta bene, regà, mi copro più che ampiamente la differenza di quello che guadagnavo da Twitch e quello che guadagno da YouTube. Quando EAFC24? Quando esce magari? Quindi venerdì. Il cazzo di rampino. È vero. Io ho un rampino. E ho paura di usarlo. Cazzo! Che schifo, Nico, perché dovevi proprio descrivere quella cosa come tipo del sounding nasale? Cioè, facevo a meno io personalmente, del sounding nasale. È l'unica via disponibile questa? No. È una delle, però. Delle alle. Cazzo, è vero che c'è la Champions stasera? Sai cosa minchia stanno combinando gli italiani? Prendi qua, ruota dentata. E attiva... No! Ho sbagliato il tasto. Sono un cazzone. Sono uno stupido. Sono un idiota.
Che coglione. vabbè. E vabs. Quando uno è scemo e se lo meritano. L'ATR sarebbe l'atletico. Molto bello Riman, per ora mi sta piacendo e non poco. Ah ok, infatti immaginavo fosse l'atletico. Fra. Sono appena morto come un deficiente sbagliando un tasto. Comunque è bel gioco per ora. Che lavoro farei se non fossi un content creator? Oh mio Dio, dipende dal momento della vita in cui all'interno di questo scenario vado a lasciare YouTube. Perché all'interno di questi scenari non esiste quello in cui faccio sia video che ho un altro lavoro. Quello sicuramente. Allora, mo una cosa per volta. Recupera l'ergo. E schisa button. Schiscia il button. Non so come si dica in dialetto le parti della mia ragazza. Dove chiederla, Claudia? Vabbè. Beh, allora, cioè, capisco che possono sembrare un po' tutti uguali perché, chiariamoci, concettualmente lo sono. C'è quello che ha le tecniche fatte in un modo, quello che ha le tecniche fatte in un altro. C'è quello che ha uno stile grafico, quello che ha, diciamo, il combat che è strutturato in una certa maniera. Ma, essenzialmente è ben così, no? Poi, ovvio che la storia di base e le ambientazioni sono diverse. Però sì, concettualmente sono lì. E vabbè! Mamma mi ha spinto. Sì, comunque sto prendendo troppo danno, io per ora. Comunque c'era un mini boss prima che mi ha fatto far fuori. Fermi. Che cazzo vai, stronzo? Sta zitto un attimo. Qua il bro si è confuso un secondo. Caricatore di legione.
Sì, il fatto è che mi si scarica subito e poi ho perso l'item, vero? Ok, grazie per il caricatore di legione. Bene. Risolto tutto. Comunque per essere un rampino è più un arpione. Funziona di merda. Sono un cazzo. Un po' precario l'equilibrio in questa zona comunque, non vorrei dire signor Pino Ciocci. Comunque veda lei. Chi sono io per giudicare? Ila. Benissimo. Catalizzatore di favola. Bastardo. Figlio di Pino Ciocci. Lettera dell'uomo congelato. Fra, ci starebbe il gelatino in questo momento. La mia Louise Charlotte, il mio tesoro. Eh? Non riesco a sentire nulla. Penso che le strade siano già morte. C'è solo silenzio. Immagino che presto anch'io diventerò un altro cadavere pietrificato. In che senso la mia Louise Charlotte, il mio tesoro? Ah, sono più persone, la mia Louise, tipo mia figlia. Mia figlia Louise. Charlotte, mia moglie. Ciao bro. Questa è stata facile. Pensavo peggio. Dammi la cassa. Amuleto della vita. Amio. L'amioleto vita. Geme. Scusate. Ho 30 anni, non devi dire queste cose. Fra, il venditore ambulante. Broski. Una roba per volta. Ok, fammi salire di un paio di livelli. Ah no, no, non mi interessa tipparmi, voglio... Ah, qua non mi posso invece livellare. Ok, allora vado. Non mi posso tippare lo Stargazer dell'hotel. Vabbè, qua faccio, ci arrivo veloce. Ninja, ne ho 30. La realtà dei fatti è questa. Sono in stra ritardo per fare la patente, perché questa cosa è innegabile. Il fatto che io sia in turbo ritardo. Tra l'altro mi hanno fissato la data del teorico. Ce l'ho a novembre. Cioè la data, il periodo. Mi hanno detto che a metà fine ottobre saprò se... Ah, non posso rientrare. Sì, posso rientrare, perfetto.
Mi ha detto che a metà barra fine ottobre mi fanno sapere esattamente la data, però ce l'ho nei primi... dieci giorni, teoricamente. Però no, al di là di quello siamo proprio vecchi, Ninja, cioè, nel senso... Pensaci, io sto cercando di comprare casa. Molti dei nostri coetanei, con molti non intendo dire la maggior parte, però una parte dei nostri coetanei ha già figli o sta pensando di farli, non perché sono capitati, ma perché effettivamente hanno la possibilità di averne. Cioè, capisci? Tutte queste cose non sono da sottovalutare. Cioè, abbiamo 30 anni. Ormai è finita. Non, la nostra vita da adesso in poi va solo in calo. Smash a like per questo momento incredibilmente triste. I'll use my power to... Sì, alla fine io vado avanti ad aumentare sempre le solite tre cose quando gioco ai Souls, like forza, vigore e vitalità. Forza, vigore e vitalità. La mia vita non è mai salita. Vabbè, allora, il morire sola e non andare in salita sono due cose diverse, però... Tranquilla, la mia è stata tutto quanto un... Ho raggiunto un picco molto basso, anni fa. Praticamente sì, Tiga, quasi, comunque. Intanto buonasera a quelli che stanno arrivando. Ciao Mercataro bro. Cosa mi dai di bello? Caricatori di legione. Ne ho un po'. Va bene così per ora. Cazzo, avevi un'arma fica. Impugnatura del bastone spirale elettrico. Bello. Abilità di guardia, tasso di riduzione di danni in posizione di guardia 54,88. Fra, ma cioè, io davvero sto per fare un mutuo con sto tipo qua. Palese. Palese mi vuole intortare con un mutuo a tasso variabile. Mutuo al 90%, tasso variabile. Per 30 anni, bastardo. Allora! Che cazzo? La vita non è fatta a scale, la mia vita è un ascensore, il mio è rotto e va solo verso il basso. Fra, che deep. Quasi deep quanto la caduta che stai per fare. Ti ammazzo! Vieni qua. Ma che cazzo è Donkey Kong? È schiattato bene. Ma te che cazzo? Chi ha cacciato st'urlo? Percepisco qualcosa di strano. Accidenti, è una farfalla. Why is the ergo reacting like that? If you want to check it out, I can take point. In che senso posso prendere il controllo? De che? De cosa? Di quando? Come? Dove? Di tanto in tanto apparirà una farfalla dimensionale in alcune parti di Krat. La lampada di Monà può individuare la farfalla e illuminare di rosso la sua posizione. Quando il personaggio uccide la farfalla nascosta, questa apparirà. Dopo un certo periodo di tempo la farfalla esplode in un'altra dimensione e uccide per ottenere materiali utili. Ah! Ma figa, dimmelo prima che dovevo menarla. Vabbè, un vero momento lucertola da titanite. Non ho letto. Mi ero perso a leggere la chat.
Attenzione, zona in quarantena per il morbo pietrificante. Basta quarantena. Oh, la mia povera bambina. Oh no. C'è un essere umano che dovrò uccidere presumibilmente là sopra. O là sotto. Forza Genoa! E boh. Scusate. I colori erano quelli. No, ho la netta sensazione di starmi dimenticando qualcosa. Questo è uno shortcut per... Vedete che non riesco a capire. Che casino! È la miseria! E chi era tutta sta gente? Vabbè, poco importa. Che cosa magica, City Stella Rossa. Dove mi posso avvicinare a questo? Papararana. Papara papa life. Allora, tu hai rotto il cazzo, figlio di una lurida latrina. Ampolla di purificazione degli attributi. Ok, non l'ho detto anche prima. Attributi, non posso fare di nuovo questa battuta. Ok, sto prendendo il cazzo. Bastardo. Questo per dell'ergo fioco. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Vaffanculo. Che mi droppi? Pietra lunare del novilunio. No, non serve qua. Pensavo. Pa-pa-ra-ra-ra. È così buio, non vedo nulla. Aia, l'asciura è cieca. Tu stai lì. Mi conviene scendere? Ma di là c'è un taglio. Fa vedere. Carriera giocatore, regà, non me ne può fregare di meno. Allora io sono straconvinto che di là ci sia un piccolo taglietto. Ok. Magari mi sbaglio, ma ho la sensazione che lì si vada a skippare un po' di strada nel caso. Thank you.
Scusa, cane. Che ti sei perso dopo due ore? Ma niente, sto ancora girando come sempre per queste zone della city. Ok, non è un taglio. Lo diventerà poi. Ma per ora it is not. It is not, man. It's not a cat. It's not even dog. It just is. Che cazzo sto dicendo? Sto impazzendo, si sente, sì? Ma che spavento! Cani di testa di cazzo. Stupido. Buonasera a chi sta arrivando ora. Salve, hello. Benvenuti nel peggior gameplay di Lies of P di YouTube Italia. Quello fatto da Sua Eccellenza Pepe Gottica, Tearless Raptor, convertitore di isolamento standard dell'Unione dell'Officina. Ok, quello lì è proprio quel coefficiente con il quale ti fottono. Per il mutuo? Che cazzo parla? Sei tu, Murphy? Immagino di no, pensavo fossi il mio amico Murphy. È un agente di polizia super bravo, dato che un burattino nemmeno il morbo pietrificante può colpirlo. Per essere come lui, dovresti andartene per non prendere il morbo da me. Rip. Broski. Ok. Proseguiamo. Qua c'era la tizia che diceva no, la mia bambina. È così buio, non vedo nulla. È quella finestra. Sto arrivando, Ellen Keller. Deve essere la prima volta che entri nella zona di quarantena per il morbo pietrificante. Per la maggior parte della gente questo è il capolinea. Sei un buon samaritano per essere venuto fin qui. Posso chiederti un favore? La mia famiglia ha perso mia figlia e mi ha mandato da qui. Hanno detto che era per il mio bene, ma sono stati comunque senza cuore. Una bambina deve stare con sua madre. Per favore vai al municipio di Krat e portami la mia bambina. Non so se riuscirò a trovarla, la signorina Elena. Sì, ok. Calma, ti voglio tanto bene. Sì, Valeria, sì, farò la carriera col sito, sarà la prima che andrò a fare quando esce IFC. Comunque dice il municipio. Anche la mia domanda, diventa dove cazzo è il municipio? Ah, ok, ho fatto un giro un po' più largo. Va bene. Perché ad alcuni creator hanno già dato il gioco, ad altri no? A parte che mi sembra strano che EA dia il gioco con così tanto anticipo dei creator. Magari ha dei rapporti, dei contatti con l'azienda che tanti altri creator non hanno. Ok, questo è stronzo. Posso skipparlo? Un po' too much per i miei gusti quello. Sì, vabbè. Fanculo! Che spavento! Che caga gigantesca mi sono preso. Claudia mi ha scritto che Claudia mi ha letteralmente scritto Pino Ciocci alla faccia da idol coreano, in effetti. Questo 50 minuti fa. E 20 minuti fa mi ha anche corretto sul come pronunciare schiaccia al bottone nel suo dialetto. Quindi vuol dire che mi sta guardando. Che fai, mi spingi? Oh! Sì, no, allora.
Ammazzatemi perché già non ce la faccio più. La cosa delle bugie non l'ho ben capita neanch'io. So che puoi dire delle bugie, ma solo in determinati contesti. Tipo, per entrare nell'hotel dovevamo mentire per dire se siamo umani o meno. Cioè, noi non lo siamo, ma dicendo di sì, tu all'hotel ci puoi entrare. Boh. Non hai mangiato l'anello, vero? Brava, Kamar. So che sei scema, ma non così tanto. Però con te purtroppo non si sa mai. Ok. Ed è da qua che dobbiamo continuare, quindi. Allora, il big boy gendarme. Un attimino, vi dirò la verità, mi preoccupa. Perché io a te? E come cazzo ti gestisco? Riesco a parare, disse mettendo due di fila. Ok. Cazzus. Ma cazzo! Nonostante la parata, avevo così poca vita, vabbè. Rip. Papararara. Molto bello, però, mi sembra comunque un gioco. Decisamente molto bello. Allora. Troia. Ah. Qual è lo scopo del gioco? È un'avventura, è un gioco avventura Souls-like, cioè lo scopo è molto oscuro finora. Da quel che ho capito, in questo momento l'obiettivo è riuscire a raggiungere Geppetto. È l'unico in grado di, tipo,
fermare questa sorta di ondata di morbo che sta assalendo tutti i burattini della città. Questo è quello che ho capito io. Sarà sbagliato? 100-100. È così come l'ho capito. Poi posso dire che lo chiedere che scopo abbia un gioco è un po'... domanda un po' del cazzo, ma non per cattiveria, è che non tutti i giochi hanno uno scopo. Grazie Kun Kun per i 2 euro e 49. Perché non compri l'arma dal mercante? Perché non ci ho pensato e non penso di avere abbastanza ergo per poterlo fare. Ah no, allora, il morbo pietrificante lo stanno prendendo gli umani, ma questa è colpa della ribellione delle macchine, ecco, dei burattini. Comunque sì, cioè non tutti quanti giochi hanno uno scopo. Poi la maggior parte delle persone quando chiede lo scopo di un gioco intende dire che genere di gioco è, o chiede qual è la trama fino a quel punto. Cazzo! Testa del manganello e impugnatura del manganello. Ho un'arma diversa. Fico. Sì, che bello! Sgomberare l'area! Maledetti ragazzini di Bologna! Guarda. Celerino in Piazza Verdi, essere piace. Prude, sotto la pelle c'è sangue blu, sangue e sangue. Oh. Figa se pesta! Figa, il manganello pesta di brutto. Ma pesta di cattiveria! Merda. Figa, Pinocchio con lo sfollagente. Pinocchio ci sbirro. Ah. Cioè. L'ha fonzata. Un vero fonzi momento. Mi chiama pesta di brutto con sto manganello comunque. Oh. Sì. For your information. Fammi provare sto coso. Però è pesantuccio. Ma io sono abbastanza pesante. Dammi sta roba. Allora. Ok,
Questo ha il danno elettrico incorporato. Però forse inizia a essere leggermente pesante. Eh sì. Vabbè, niente cappellino. Cazzo! Non mi aspettavo che il cappellino mi appesantisse così tanto. E invece... torniamo giù. E proviamolo. Anche se... realisticamente... preferisco il manganello, se è così rapido e fa tutto quel dolore. Ok, guarda questo quanto cazzo mena, però. Mi fotte tutta quanta la stamina immediatamente, però... guarda qua il taglio di cui vi parlavo prima. Yep. Quello che ho detto. Ah, ok, dall'altro lato lo crea il taglio. È questo il lato. Ponte degli alchimisti. C'è un giovanotto appeso sul ponte. Tutti i burattini saranno distrutti. Oh, mi scango. Il municipio. È vero, quale cazzo è il municipio? C'è la mappa, tipo. No? Io ancora non l'ho beccato il municipio. Yavarapapapa. Na 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 na. Life is life. Yavara pa pa pa. Tu cosa fai qua, amico? Pietra lunare del novilunio. Stardo. Spero di poter salire. Tutto sto casino per un frammento di stella pressoché inutile. Perfetto. Ci siamo. Non ho idea di dove sia il municipio. Sarò franco con voi. Ma guardate, nel caso potrei essere anche Giovanni. Non credo di... aia. Non credo che mi interessi molto. Cioè, lo so che è da stronzi dirlo, ma... sapessi dov'è... ma ci farei anche un pensierino per la povera mamma che sta per diventare cieca e vuole vedere sua figlia un'ultima volta, anche se probabilmente le dovrò riportare il cadavere di questa bambina. E nulla di più. Però... boh. Sti cazzi, regà. Ashura diventerà cieca senza poter vedere sua figlia Elena un'ultima volta. So long and good night, my queen. Va bene, proseguiamo per questo ponte che preannuncia l'inizio di una zona molto amichevole, vero? Chat. Chat, cazzo, quanto sembrano amichevoli. A morte i burattini. Eliminare tutti i burattini. Vieni fuori Geppetto, hai molto di cui rispondere. Oh? You know what caused the puppet frenzy, don't you?
Bella, you're their maker, practically their father. You and the alchemist scheming together. È lucignolo quello. Tell me the truth. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Sono qui per il vecchio, sparisci. Wait. Secondo me non è là dentro. Ti conosco meglio, so cosa sei. Oh cazzo. Oh no. You're the devil's puppet. Vai. Combattiamo. Bella quell'arma. I'll kill you both, then string you up on the bridge. Cazzo, non erano di prima. I'll kill you both, then string you up on the bridge. Allora, ci sarà una boss battle parte 2 sicuro? Perché il secondo boss non può essere così stupido. No, 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 dai, è così facile questa. Ok, sarò sincero. È stato troppo semplice uccidere Lucignolo. Padre? Salve. Ho appena ucciso un essere umano per salvarti le chiappe. Quindi per favore, fai poco il cacapalle e accetta il mio aiuto. Vero, ero contro un asino. Finally, we meet. Son. Il rumore dello scriscio di Stilton. Non pensavo fosse così casino. Vederti così è un sogno che diventa realtà. Capisco perché alcune persone mi disprezzino. Dopotutto i burattini li ho inventati io, dovrei assumermi la responsabilità di essere il loro creatore. Un vero sedia momento. Per poterlo fare devo occuparmi dei burattini del municipio. Ah, quindi dobbiamo ancora arrivarci. Mi aiuteresti? Prenditi, sarà molto utile. Sì, il set dell'asino. Usa la chiave del persecutore per aprire la porta del ponte e poi elimina i burattini colpiti dalla frenesia che hanno occupato il municipio. Ci vedremo all'Hotel Craft quando avrai finito. Ok, papo. Sarà fatto. Guarda qua. Minchia. Convertitore di isolamento. Guarda quanto mi difende meglio. Qua ancora tutto uguale. E qua pure. Abiti, cosa mi hai dato? Abbigliamento da caccia dell'asino furioso. È solo un vestito, non cambia niente. E la maschera anche. No! No! Ho messo l'asino ed è crashato il gioco. Cazzo! Ok, piccolo spoiler. Piccolo avviso, se giocate a Lies of P da PC non mettete la maschera dell'asino perché vi crasha tutto. Spero che abbia salvato dopo l'ultima cosa. Devo andare a prendere la bottiglia d'acqua perché c'ho setissima. No, aspetta, non ci voglio credere, scusatemi, eh. Mi sa che Menzo che è alle Faroe in questi giorni. Mi sa tanto che va a vedersi la partita del Klaxvik in conference se giocano effettivamente alle Faroe giovedì. Che uomo.
Ok, allora, cos'è che stavo facendo? Stavo cercando di infilarmi addosso nuovo equipaggiamento. L'arma va bene per ora. Fatemi riprovare l'asino. No, è solo scemo il gioco. Va bene. Allora, datemi un secondo che vado in bagno. Torno subito. Riempio la bottiglia d'acqua essenzialmente. Ero convinto fossero tipo le 9, 9 e un quarto. Sono le 10 e mezza, figa. Il tempo vola. La notte vola. L'asino si innamora. Geppetto, sei una sola. Te lo metto in... Bene. Dove, come continuiamo?
Dove glielo metto? Ma sì, sulla spalla, in amicizia. Hai usato la chiave del municipio di... Non ho letto il nome. Kunst? Di Krat, che stupido, perché pensavo fosse il nome del personaggio, Kunst. Il signor Arte, che carino. It's Chuko time. Riguardo a quello strumento per montare le armi di cui parlavi, se ne trovi altri di armi, provo a utilizzarle qui. Cioè, monta armi. Oh mio Dio. Monta... Cioè, posso davvero unire tipo il bastone all'impugnatura di... No, vabbè. Ah, ok. Allora, non mi interessa per ora. Però gran figata che posso compormi le armi. Kamar, ti voglio tanto bene anch'io, eh. Però mettermi le chiappe in faccia mentre bevo non è carino. Non so se mi convenga una cosa del genere. Perché danno fa danno elettrico, ma teoricamente una cosa del genere mi permette di difendere i colpi con la parata certa. Questa cosa sarebbe comoda. Sì, beh, è acqua con uno di quegli insaporitori che avevo preso quando andavo in palestra per coprire il sapore del cloro dell'acqua della palestra, ma... Siccome non ci sto più andando. Anzi, tra una settimana mi scade il contratto. Li devo far fuori, quindi li sto bevendo un po' a cazzo. Acqua è acqua, comunque. Fa provare? Sì. Che figata. Ho creato un'arma incredibile. Vabbè, ci sta, domanda legittima. In effetti non sembra acqua. Fa provare. Guardate che se funziona esattamente come mi aspetto che funzioni, regà. Cioè, sto gioco mi sta letteralmente dando la possibilità di creare armi infinite. Come faccio a non amarle? Di cosa sa, boh? Pacche, cose varie, misto. Fritto misto. Sotto l'onda profonda. Pepe. È il pesce tromba che sta a suonare. Se ti acciughe con te. Schiattano. Figa, è vero, la Tinker's Construct. Nico, cosa minchia hai tirato fuori? Sto trovando troppe ampolle di purificazione. Ho una cura in più. E poi la sera, la luna piena. Ecco che inizia il gran galà. Artorias. Che ti succe, Artorias? Frate. Nella padella con la pastella. Che fritto misto che hai. Ok, lì c'è un essere turbo scimmiesco.
Ecco, sapete cos'è che mi spiace? Che il... cioè, mi si ricarichi roba... Aspetta, fammi usare questo. Ah, devo accenderlo però. No, la cosa che mi piace... poco è che tipo l'item per la cura si ricarichi soltanto quando non ne ho più. Perché si ricarica soltanto quando non ne ho più piuttosto che prima? Kamar, per favore. Burattino neonato rotto. Well, ma sì, diamoglielo, tanto non ci vede più, lo tocca. Vabbè, era palese che l'avremmo ritrovato morto, spiattellato, soon to be deaded. Ciao, corvo. Gazzetta di Crato, vediamo se vince la Juve. L'ambizione del signor Venigni di creare un allegro burattino mascotte della polizia per il municipio è fallita. Ah, niente sbirrotto in questo universo. L'idea di creare un amico fidato per i cittadini e un agente in grado di sopraffare i criminali era buona, ma eccessiva. L'accumulatore energetico sovraccarico del nuovo burattino della polizia ha superato la sua capacità, causando esplosioni a catena, malfunzionamenti e gravi danni. Il consiglio comunale ha raccomandato di eliminare il burattino perché il suo aspetto intimidisce i visitatori, ma il signor Venigni e i contribuenti hanno protestato, bloccando il piano del consiglio. Il burattino giace abbandonato dentro il municipio. Eccolo, il prossimo boss. La cosa interessante è che, anche quando il burattino è incustodito, svolge bene i suoi ruoli di mascotte. È molto richiesto dai bambini e sembra addirittura che reagisca e risponda ai loro giochi. Tuttavia, non lascia like alla live di Tearless Raptor come dovrebbero fare tutti quanti. Nella padella con la pastella. Che fritto misto per noi. No, no, penso che sia pensato. Perché Venigni è troppo simile a Benigni per non essere pensato. E il fatto che questo sia un gioco, come dicevo prima, è un gioco realizzato da un team di sviluppatori coreani, cioè... non mi verrebbe mai da pensare che Roberto Benigni possa essere conosciuto al di fuori dell'Italia. Però come avete fatto notare prima, invece lo è, e come? Amuleto del burattino distruttore? Ne ho due! Aumenta i PV massimi e aumenta i danni inflitti ai burattini. Scherzi, fra! Doppio! Spettro. Usa un frammento di stella al richiamo della crepa accanto all'area del boss per evocare uno spettro. Yes! Potrei evocare qualcuno. Mi va di affrontare il boss senza vita? Nah. Nella padella con la pastella. Cosa vuol dire cosa c'entra Pinocchio? Il personaggio è Pinocchio. Certo, ora con la maschera d'asino. Però il personaggio è Pinocchio. Questo mondo, la landa di Krat, in realtà è una rappresentazione del mondo realizzato da Collodi. Gran figata. Sì! La cover in coreano di Volevo un gatto nero. Me l'ha fatta sentire Claudia. C'è anche in giapponese, se non sbaglio.
Ok. Ok. Cazzo. Fatemi riprendere questi 3000 punti e via. Scappa. Regà, se volete sapere cosa combinerò durante la carriera col Sweet Tirol a partire da venerdì, sintonizzatevi venerdì alle 4. In realtà ho le idee abbastanza ben precise. Davvero non c'è un ingresso più adatto? Che palle, è lontana, non è così. Cioè, dovrebbero farlo un teletrasporto diretto al museo. Al museo, all'hotel. Strano che non ci sia. Eccola. me l'ha linkata subito, Claudia. Manco mezzo secondo. Cioè, c'è Claudia che lurca in questo momento, comunque sapevatelo. Sta turbo lurcando. Mi fa spantare perché abbiamo menzionato volevo un gatto nero in coreano e l'ha mandata subito. Lur Claudia. Yes, it do be here. C'è la mamma che lurca, Kamar. Devi premere X nel teletrasporto. Davvero? Non ho notato. Trovo comunque stupido che non ci sia la sezione che ti porta... Oddio, magari la sezione è esattamente quella, ma non l'ho vista. I'll use my power to... Ok, ok. Per la prima volta in questo gioco vedo una cosa che mi fa storcere il naso, cioè Sofia che trasla. Orizzontalmente. Cioè, se voi le parlate dalle spalle, lei non è che faccia due passi, no, si gira e basta. I'll use my power to help you. È come se fosse su una piattaforma rotante. Tipo quella che usi per farcire le torte. I'll use my power to... Ah, è quella in giapponese, dice. Non è in coreano. È un gruppo coreano che l'ha fatta in giapponese, amore. Ti chiedo. Scusatemi, perché stavo ridendo perché mi sono beccato del suino inculturato. Mi fa ridere Viale Ceresani perché continua a leggere Viale Cesaroni. Il gruppo coreano l'ha fatta in coreano, poi c'è la versione giapponese che passavano tutti i giorni... Ok, nel posto in cui lavorava. Magico. Ecco che inizia il gran gala. Nella padella con la pastella. Che fritto visto che hai. Pa, 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 pa.
Signorina, le ho portato sua figlia. Grazie. Signorina, il bambolotto. L'hai trovata gentilissimo. La percepivo a chilometri di distanza, mia dolce Elena. Oh no. My sweet Elena. Please let me hold her. Ti prego, lascia che la tenga in braccio. Ecco, ora si rende conto che è morta. There, there, my baby. I missed you so much. What do you think? Isn't my baby adorable? Non è adorabile la mia bambina? Tanto non ci vede, cioè, dai, è una bambina carina. That's right. Kind one. Non ci vede più, poverina, dai, mi sarebbe uno stronzo dirle. Signore, un burattino. My sweet Elena. C'ha da morire, tanto muore. Ma a prescindere, almeno muore felice, no? Thank you. Ti prego di accettare la mia più sincera gratitudine. Ok, posso anche dei soldi. Ah, sì, letteralmente. I tuoi meccanismi stanno reagendo. Ah, mi ha dato un CD. Forse non dovrei mentire così tanto. Se mento si creano problemi. Cioè, in questo caso era una bugia bianca. Cioè una di quelle bugie che non fanno male a nessuno realisticamente, ma pur sempre delle bugie. Non lo so. Non so bene come comportarmi io in questo frangente, ve lo dico. Sono un po', come dire, combattuto sul da farsi. Sapete cosa? Secondo me, in base a come mi comporto in queste situazioni, alla fine la fata turchina, o chi per esso, deciderà se al PG, quindi a Pinocchio, toccherà la sorte di un burattino e quindi dovrà essere disattivato insieme agli altri, oppure se la sorte di un essere umano in quanto persona che ha, diciamo, riportato l'equilibrio in tutto il mondo. Se nel riportare l'equilibrio mi comporto come un essere umano, allora forse sopravvive il PG, altrimenti no. Mi viene da pensare che sia questa la cosa. Ma non è un tier filosofo momento, sono io che cerco di predire il gioco. Se rimane un burattino non dovrei pagare le tasse. Fra, subito, non pagare un cazzo. Un po' di vita, ma sti cazzi. Vuoi usare un frammento di stella per risvegliare uno spettro? Sì. Caccialo. E fammi evocare, che ne so, Pino Ciocci, il sommo supremo. Oppure mi fai evocare un altro tizio a caso. Se mi evoca un'altra persona, gran figata. Pensa che ridere se evoco Simo per sbaglio. Dov'è il fantasma, mio amico?
Madonna, sembra un edificio di Bucarest. Dallo stile architettonico. Grazie Nicola per i 5 abbonamenti regalati alla community. Gentilissimo, buon uomo. La miseria. Questo è il gendarme massimo supremo. Merda, ma è tipo quella boss battle di Mario Odyssey, quella con il verme sul grattacielo. Sentinella rottamata. Benvenuti a tutti, comunque, quelli che hanno ricevuto la... l'abbonamento regalato da Nicola, gentilissimo Nicola. Lo spettro è svanito, ma... aia. Sai che prende poco danno elettrico perché lei stessa è tipo elettrica, no? Camarno ora. Grazie. Merda. Potevo anche io abbattere un attimino, ma... puttana. Sì, vabbè. Che cazzo è? Questa è imbattibile. Come cazzo faccio? Aiuto. Devo togliere il bot che dice di passare su Twitch perché non serve più. Cazzo però! Con lo spettro easy. Senza è problematica. Senza c'è quasi troppa cosa, quasi troppe cose che succedono... E grazie Nicola per le altre 5 sub regalate. Un uomo, un giga bacione. Benvenuti tutti quanti, raga. E ringraziate il buon Nicola che ha regalato ben 10 abbonamenti alla community. Sottona a Luca, Vincenzo, a Dograte, a Mark. Oh, ce n'è un'altra? Regà, attivate la possibilità di riceverli in regalo. Dovrebbe apparire accanto al messaggio di abbonamento regalato. Beh, il fatto che non si risparmi è giusto? Non so come dire.
No, non c'è da nessuna parte un pacchetto vantaggioso. Ah no, c'è anche Manu che l'ha ricevuto. Per quelli, per i pacchetti regali, cioè, per i pacchetti regali non c'è mai stata una roba del genere. Ma manco su Twitch facendo le sub per più mesi ti conveniva. Cioè ti conveniva se poi te devi dimenticarti di far cose, ma di base non è che... Te li faceva in più mesi alla volta. Te li rinnovava magari di 6 mesi in 6 mesi invece che di mese in mese. L'abbonamento, ma non cambiava una sega. No, no, su Twitch soltanto durante il September funziona così. Tu regalando gli abbonamenti, li paghi tot euro a ogni abbonamento. Se un abbonamento costa 5, tu ogni abbonamento che regali lo paghi 5. Sempre è stato così. E per i pacchetti da più mesi, se io mi abbono per 6 mesi, non è che ho lo sconto. No, pago 30. Semplicemente pago 30 alla volta, ma pago 30. A settembre c'era il vantaggio sui pacchetti da più mesi di abbonamento. Ma è esattamente uguale. Figa, ottimo inizio. Troppo lungo. Comunque quanto costa l'abbonamento? Ci sono due piani. C'è il piano da 3 euro e il piano da 5. Quello da 5 ovviamente dà più vantaggi rispetto a quello da 3. Ok, fase 2. Cosa che mi disturba di sto coso è che tipo lagga prima degli attacchi. Oh, ma c'hai con me? In che senso ha segnato Provedel? Bellissimo! No, vabbè. Ma figa, ma cioè, che cazzo vuol dire? Vabbè, giusto. Non ci voglio credere. Non riesco a beccarvi un replay. No, non lo, mi sa che non l'ho beccato. Figa, che bello quando segnano i portieri però. Gol, tra l'altro. E che gol! Nel senso, sì, è vero, è un colpo di testa su un cross, ma figa, si è inserito con un tempismo incredibile. Figa, si è inserito con un tempismo incredibile. Cioè, guardate che ha fatto un movimento che non tanti fanno, eh. Nel senso, è partito col tempo perfetto e è andato nel posto perfetto. Ma allora, chiariamoci, quello di Brignoli
È stato un gran bel colpo di culo. No, nel senso, botta di testa, sei colpo di testa, bello, in tuffo, eh. Ma il fatto che sia entrato principalmente chiappe, no? Principalmente fortuna. Questo no, raga. Questo è proprio partito di cattiveria. E ha fatto il movimento giustissimo. E quella è la cosa impressionante del gol, secondo me. Perché molti quando fanno il gol, cioè molti portieri quando fanno il gol, lo fanno un po' per caso, no? Cioè, si ritrovano il pallone lì, a mezzo metro alla porta, lo cacciano dentro, oppure la colpiscono di testa e palombella va via. Non sono tanti quelli che dici, cazzo, l'ha cercato e l'ha fatto bene. Allora, con la sentinella che parla il linguaggio degli enchantment, no? Impariamo a difenderci e poi ritorniamo a evocare lo spettro. Ti odio con tutto me stesso. Ok. Chiaro, chiaro, erroraccio in marcatura. Ma ti ha fatto un movimento proprio... che il marchese dei tempi d'oro se lo sogna. Aia, cazzo, non ce la faccio. Comunque non mi si ricarica per bene la barra. Che è sta cosa? La barra della carica va su molto lenta. Vaffanculo, ti odio. Ti sto odiando con tutto me stesso, fra. Guarda quanto poco gli ho tolto io. Cazzo! Bastardo. Non so se continuare domani. Dai, facciamo un ultimo tentativo e poi continuiamo domani. Che magari sono un attimino più sveglio. Magari ho anche più testa per concentrarmi su... Sì, adesso non ce l'ho più la testa. Magari ci prendo un attimino la mano anche se mi avanza del tempo in giornata per allenarmi con questi stronzi. Che è un'opzione. E niente, dai, ultimo, ultimo, ultimo. E poi per oggi vi saluto. Cioè, paradossalmente prendo molto di più da le parate e gli attacchi sugli stronzi random. Dai, ultimo, signora sentinella rottamato. Dovesse andare particolarmente bene. Cosa che non mi pare sia il caso. Magari
ci provo anche dopo. Ma così no. Sì, qua ho assolutamente bisogno dello spettro comunque. Vaffanculo. Non riesco a capirti. Non riesco a capire quando faccio due attacchi, quando tre. Quando lagga, quanto deve laggare. Anche mo, cioè, che cazzo. Niente, no, mi ha fatto l'attacco, si è caricato di forza elettrica invece che fare la parata. No, 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 non ce la faccio più. Il mio cervello ha smesso di funzionare, quindi Lies of P, signori, ufficialmente ve lo dico. Continuiamo domani, signori. Gran bel gioco Lies of P. Non vedo l'ora di continuarlo. Ci vediamo domani, dove cercheremo di battere il gendarme maledetto. No, a domani. Domani sera. Se rimanete qui un attimo, tempo che finisce la live, venite rivomitati sulla live di domani, per la quale potete attivare la campanella. Ci vediamo alle 7. Domani alle 7, che è mercoledì. Fate i bravi. Buonanotte. Sogni d'oro e ricordatevi che Pino Ciocci è vostro amico. Che cazzo vuol dire? A domani, mi raccomando, mettete la campanella su domani, smasciate like a questa live e guardatevi il video di oggi se ancora non l'avete visto. Bye bye!